sguardo verso l'orizzonte, corridori d'ore ad osservare, un uomo fermo in piedi sulla prua di una nave, immobile nel centro esatto del mare. La donna curiosa, proprio come una donna, prende una barca e senza paura sfida il mare per andare da lui, in bacucata e calda d'avventura. L'uomo non vive dentro di sé, l'uomo non è un uomo, è un personaggio, vive nella creazione dell'artista, come per il sole il raggio. L'orizzonte e mi affonda in un liquido denso che non è acqua ma tempera, il resto di una dimensione senza senso. La donna raggiunge, l'uomo capisce, la nave di carta è solo lo sfondo, naviga in un quadro sconosciuto, scopre la relatività di un nuovo mondo. L'uomo non vive dentro di sé, l'uomo non è un uomo, è un personaggio, vive nella creazione dell'artista, come per il sole il raggio. La donna sorride e si addormenta tra le braccia di un uomo che non esiste, su una nave che non c'è, dove il mare non è mare, e l'unica certezza è che l'amore esiste. La donna e il suo sguardo verso all'orizzonte, ore ed ore ad osservare, un uomo fermo ai piedi sulla prua di una nave, immobile nel centro esatto del mare. L'uomo non vive dentro di sé, l'uomo non è un uomo, è un personaggio, vive nella creazione dell'artista, come per il sole raggio. L'uomo non vive dentro di sé, l'uomo non è un uomo, è un personaggio, vive nella creazione dell'artista, come per il sole raggio. La donna forse sogna l'amore di un artista, l'uomo sogna i sogni di una donna. La storia non lo scrive e non lo dice, quando il buio dorme di vernice, quando il buio dorme di vernice.